video di oggi una ricettina molto 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 veloce per realizzare un primer per il viso, ed è questo qui, ed è questa cremina molto densa, è realizzata per le pelli grasse o miste o comunque per essere applicata nella zona T. È una scoperta dell'ultimo periodo, nel senso che è successo un po' a caso e siccome mi sono trovata benissimo, ve ne ho subito parlato prima in un post su Instagram, ma non potevo non fare anche il video perché davvero è un prodotto con il quale mi sto trovando molto molto bene e quindi ho pensato che dovevo assolutamente condividerla. Prima della ricetta però ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Lasciatemi un mi piace al video se vi piacciono le ricette di bellezza o comunque per sostenermi e lasciatemi un commentino sotto il video dicendomi cosa ne pensate di questa ricetta e quali altre ricette volete vedere sul canale. E questo è il primer che andremo a realizzare. Come vedete, è una cremina molto molto densa, ma che quando va applicata sulla pelle, insomma, si asciuga subito, immediatamente, davvero ci vuole poco poco tempo e il risultato è davvero ottimo e duraturo. Ma andiamo subito a vedere come realizzare questa semplicissima ricetta. Dunque, in una ciotolina il primo ingrediente che vado a versare è un cucchiaino di amido di mais o di riso, quello che preferite. Dopodiché vado a prendere l'argilla bianca o il caolino e anche di questo vado a versare un cucchiaino. A questo punto mescolo bene insieme le due polveri in modo da rimuovere eventuali grumi e dopodiché vado a prendere il gel d'aloe vera e vado a versare un cucchiaino alla volta fino a versare 3 o 4 cucchiaini di gel d'aloe in base alla consistenza. Ogni cucchiaino che verso, ovviamente, vado a mescolarlo bene bene con il resto degli ingredienti. Continuo a mescolare fino a realizzare una crema piuttosto densa, ma questo appunto dipende dai vostri gusti. Quando è ben liscia e omogenea, vado a prendere un vasetto con il coperchio e vado a versare il mio primer all'interno. L'utilizzo poi è semplicissimo, basterà prenderne un pochino e applicarlo su tutto il viso, tranne che nella zona contorno occhi, ed attendere un paio di minuti finché la crema, appunto il nostro primer, è completamente asciutto. E niente, con questo è tutto. Avete visto che la ricetta è davvero molto molto veloce e semplice da realizzare. Se provate a farla, mi raccomando, lasciatemelo scritto giù nei commenti, ditemi come vi siete trovati e ricordatevi di lasciare un mi piace al video per sostenermi e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!